Prossima missione. Caduta? Non ho visto, è scomparso prima. James, gli evoluti hanno alterato le scorte di White Light. Ma va. Athena dice che usano le strutture della Blackwatch per rilasciarlo. Cosa dovrebbe fare? Non lo sappiamo, ma un container non può incidere su più di 20.000 metri cubi. Quindi se provassimo un rilascio controllato per vedere cosa fa. Athena mi ha fornito la posizione di un carico di White Light già manomesso. Se vuoi attirare l'attenzione di Mercer, ti sarà sicuramente d'aiuto. Grazie, James, capo. ascoltami. Ti giuro che mi. Ho già visto quella luce nei tuoi occhi, negli occhi di chi sprofonda, di chi si allontana dal mondo. Ti prego, nonostante questo, cerca di non perderti. Pensavo So che è stesse per dire facile. ti prego fa attenzione, Naomi, classica frase da film temo dove tu proprio devi fare la di missione pericolosa e lui ti dice fai attenzione, figliolo. E io ti dico grazie, Vegeta. Come funziona questo coso? Come cazzo ti chiami? Anderson. Eseguiremo un rilascio limitato prima di passare all'intera area. Cominciare subito lo spiegamento. Cosa? Adesso? Dice sul serio? Ma è contrario al protocollo! Io non posso. Caporale, apra le valvole. Sì, signore. Ok. È esattamente quello che sapevamo sarebbe successo. Mi spiace, ma non posso parlare. Porca troia. No. Zona sbagliata. Oh, comunque sono belli cattivi questi, eh. Il bello è che continua a dirmi di usare la massa. Peccato che io non ne abbia ora come ora. Oh, comunque, cavolo, quelli appena infettati sono belli tosti. Mamma mia. Ho bisogno di magna. Pensa un po'. Ecco fatto, porca miseria, ma fanno malissimo e sono di un'aggressività assurda. Merda. Ma basta. E che cacchio. Mamma mia. Finalmente. Mantenete la posizione, squadra gente che è in arrivo, passo. Vieni, vieni, prendilo, bravo. Ecco fatto. E non mi va di sprecare il capobranco se tanto questi adesso muoiono. Dov'è l'altro? Morto? È morto da solo. Perfetto. Ecco qua. Ti ammazzo a furia di buchi neri, maledizione. Non lo vedo più. Dov'è? Ma porca. Sai qual è un'abilità che servirebbe? Un potenziamento più che altro? Velocizzare la lama. Quello sì che sarebbe un potenziamento utile. D'accordo, Mario. Quel White Light ha creato degli evoluti e ha ucciso o infettato tutti gli altri. Madre de Dios, era questo il piano di Mercer. Ma va. Allenare il White Light in modo che diffonda il virus invece. Chi l'avrebbe mai detto, padre? C'è un deposito di White Light. Devi raggiungerlo in fretta e assicurarti che nessuno. Ma questo si è appena trasformato? Ci penso io. Ma proprio all'improvviso. Magnetolo. Ecco, grazie. Ecco fatto. Wow. Qualcosa di enorme. Andiamo a vedere allora. Bella questa immagine. Pensi se la gente che avesse rilasciato tutto questo White Light, l'intera città brulicherebbe di evoluti. E credo che fosse quello l'obiettivo. Ciao Alex. Mercer. Non mi capita spesso di essere così deluso da qualcuno, sergente Heller.
Hai rovinato tutti i miei piani. Hai sprecato tutto quel White Light. Quello che avevo pianificato per te. Tutto quello che ti ho dato. Non sei neanche in grado di apprezzarlo. Non so di che cazzo stai parlando. Un vero spreco. Addio, Heller. Porca troia. E io invece mi rifiuto. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi, pezzo di merda. Ora vediamo se questo vale anche per te. Sarebbe stata una morte rapida. Ma ora, ora ti farò soffrire. Sì. Prima però stai scappando, stronzetto. Mi spiace per te, ma io sono un capobranco ora. James, che diavolo sta succedendo laggiù? Sto combattendo. Porca troia. È un Bahamut. C'è un Godzilla. Il Golia. Diretto al deposito di White Light. E poi da madre, lo avrà mandato. Ah, li usa tutti? Padre, se ha delle idee. Porca troia. Red Crown, qui Rattler 1-2. Forniamo documentazione visiva di quel coso gigantesco. Porca miseria. Ricevuto Rattler 1-2. Ma cos'è successo? Inattivo. Ma mi prendete per il culo? Dobbiamo colpirlo alle gambe. Dobbiamo colpirlo alle zone deboli. Ma com'è possibile? Già a terra l'abbiamo buttato. Sì, e nonostante questo sto strozzo continua a muoversi. Ecco qua, stai buono. Oh, ma continua a muoversi nonostante gli stia spezzando qualsiasi cosa, lo stronzone. Pezzo di merda. Vedi di startene buono. Un pochino. Ancora è riuscito. Ma porca, allora usiamo le maniere forti, letteralmente. Mi serve capire cosa devo colpirgli. E credo che gli unici momenti deboli siano quando sono scriptati. Speriamo. Non vedo, mi serve. Oh, mi serve gente da mangiare. Ecco qua. L'unica cosa utile che possiamo fare è tenerlo lontano. È finita, è a terra. Speriamo. Allora, ammetto che il Golia è molto fastidioso come nemico. È molto fastidioso perché, cavolo, devi proprio aspettare i momenti scriptati per poterlo ammazzare. Uff, bomba biologica aumentata, fantastico. Porca puttana. E ora siamo al sicuro. Vi ammazzo, pezzo di merda! Nel nome del Signore! Ecco appunto. Ma credo sia ancora vivo, eh. Non mi sembra muoia. Padre! Padre, mi risponda! Non mi sembra che muoia, però. Sarebbe un peccato. Ho appena visto Alex Mercer uscire da un'abitazione a sud della zona. Ah, e allora. È la casa di Padre Guerra. Mi sa che. Se Mercer è arrivato, Padre Guerra allora è andato. Dai, forse abbiamo fatto in tempo, forse, e ne dubito. Madonna mia, quanti infetti.
Padre, tutto a posto? Padre! Vediamo, sarà lui? Sì. Cavolo, io mi... ti giuro, ero convintissimo. Ma quanto non me lo ricordo il gioco. La storia più che altro. Vabbè che l'ho giocato una volta sola, Peccato. Era un bravo uomo. Però perlomeno non l'ha trasformato. Almeno quello. Che cazzo sì. Sei tu? Merda, non ti sento. Ascolta, sono il suo contatto, Atena. Posso aiutarti? Oh, ma guarda un po'. Nella zona rossa. Io spero che tu mi senta. Mi chiamo Dana Mercer. Sono la sorella di Alex. Chi l'avrebbe mai detto? Tua figlia. Maya. La vendicherò, padre. Ma che squartata che gli ha fatto! Porello. Devo entrare nella zona rossa. Ma dove devo cercare Dana? Dove ci sono gli elicotteri? No! Peccato, non saliamo di livello.